È ritornata a Piedimonte Matese la festa del 4 novembre in tutta la sua solennità, nonostante il maltempo, con la tradizionale deposizione della corona di alloro e il saluto agli uomini illustri della città, davanti a numerosi studenti, fra cui la banda musicale del Liceo Galileo Galilei di Piedimonte Matese, che ha eseguito anche un toccante inno nazionale. All'evento hanno presenziato numerosi cittadini, forze dell'ordine e autorità civili e religiose. La cerimonia si è svolta nell'aula consiliare a causa del maltempo, alla presenza del vice sindaco Bernarda De Girolamo in rigorosa fascia tricolore e al presidente dei combattenti e reduci di Piedimonte Matese Lino Diana, dell'assessore alla cultura Cerrone e del consigliere di opposizione Boggia. A margine dell'evento la nostra Sofia Maria Bassan ha sentito il vice sindaco e il presidente Diana. Da oggi anche il comune di Piedimonte Matese ha ufficializzato la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Sì, è vero. Proprio nella seduta consiliare di ieri abbiamo adottato la delibera di riconoscimento di cittadinanza onoraria al milite ignoto. Era doveroso questo atto amministrativo, data l'importanza, il valore del senso dell'appartenenza della nazione. Quindi è importante trasmettere alle nuove generazioni i sacrifici, le vittime, i giovani che hanno perso, hanno dato la loro vita per dare a noi questi 100 anni di benessere e di pace. La presenza delle scuole quanto è importante? È fondamentale, oserei dire. Questa mattina tutte le scuole cittadine sono qui, ovviamente una piccola rappresentanza sarà qui presso la sala consiliare per celebrare questa ricorrenza delle forze armate che si celebra oggi 4 novembre in tutta Italia. E contro la nostra, diciamo, volontà, date le situazioni climatiche avverse, siamo stati costretti a ridurre il numero dei partecipanti delle scuole, ma comunque sono qui ad accogliere il messaggio che questa mattina cercheremo di dare a tutti. Presidente Diana, il 4 novembre torna ad essere il giorno dell'unità nazionale. Per troppe volte la festa è stata rinviata ad altre date. È più giusto così? Esatto, troppe volte. Cioè, lei mi ha toccato un punto molto delicato. Io ho combattuto negli anni decorsi anche con l'illustrissimo signor prefetto di Caserta, che continuava a invitare, io dico invitava e ordinava ai sindaci di andare, di recarsi a Caserta al monumento ai caduti, cosicché a Caserta avevamo la passerella e a Piedimonte Matese e agli altri comuni del Matesino non poteva svolgersi la festività del 4 novembre così come ognuno voleva, o quantomeno così come ognuno si illude di fare quando con le parole dice che bisogna tramandare alle nuove generazioni. Come facciamo a tramandare con questo esempio interrogativo? Le scuole tornano alla ricorrenza, è molto importante. Certo, è importante perché io sono uno dei sostenitori, lo ripeto molto volentieri, sempre. Chi pensa al futuro, ignorando il passato, rimane un sognatore. Quindi questi nostri ragazzi, se non sentono parlare della guerra, se non sentono parlare di quello che è successo, rimarranno nell'ignoranza totale. Da Piedimonte Matese è tutto, Sofia Bassan per casertasera.it.